Ferrari è stato descritto in tanti modi, però per quello che riguarda noi dipendenti, dico, io ero capomeccanico, però non ero un ingegnere, non era chi, lui aveva le discussioni alle volte di un certo valore quando era un po' arrabbiato, ma se la prendeva con i superiori, cioè gli ingegneri, alle volte con i piloti, i grandi dirigenti. Quindi noi, non credo, in mezzo a tutto lo squadrone che si è alternato dalle corse per tanti anni, non abbia niente da lamentarsi. Ferrari è stato, come hanno detto in tutto il mondo, il mito, lo è ancora, quindi devo dire anch'io grazie a Ferrari, perché poi alla fine la mia storia, l'ho cominciata alla Maserati e finita a Maranello nel migliore dei modi. Siamo alla 22ª ricorrenza della morte del nostro capo, come chiamavamo noi. Quindi noi sicuramente che abbiamo lavorato tanti anni vicino a lui, vicino per dire, perché lui ci faceva visita continuamente, quindi era la nostra guida giornaliera, quindi un uomo di poche battute, ma le battute, quelle che diceva, erano sempre buone, anche quando c'era da dare la battuta, tanto per dire qualcosa che uno non aveva fatto bene il lavoro, eccetera. Comunque noi non possiamo lamentarci come meccanici il fatto che siamo sempre stati trattati bene e rispettati, quindi è un uomo ancora, un personaggio da ricordare finché avremo il tempo di ricordare.